Sono 416 i nuovi casi di coronavirus fatti registrare nell'isola nella giornata di ieri. 132 a Sassari, 130 a Nuoro, 113 nella città metropolitana di Cagliari, mentre a Oristano e nel sud Sardegna ci sono stati rispettivamente 33 e 8 nuovi casi. Con i 416 di ieri, il numero totale di casi nell'isola da inizio pandemia sale a 21.146, a fronte di 370.276 test, 3.161 nell'ultimo bollettino. Rispetto alla giornata di sabato, sono aumentate di 10 unità le persone ricoverate in terapia non intensiva, che ora ammontano totalmente a 554, mentre sono 69, 4 in meno rispetto a sabato, quelle in terapia intensiva. Nella giornata di ieri sono stati registrati anche 132 pazienti guariti. Soluzioni efficaci sono quelle che cercano gli operatori commerciali dei maggiori centri del nord Sardegna per contrastare gli effetti della pandemia, avviando una serie di progetti per ricreare relazioni efficaci con i propri clienti. Molti di questi si stanno sviluppando in maniera parallela, con la realizzazione di piattaforme web e l'ideazione in soluzioni alternative di acquisto dei prodotti. Di fatto, nuove modalità operative di vendita finalizzate all'incentivazione e alla fidelizzazione della clientela, con l'obiettivo di consentire ai negozi di prossimità di riuscire a mantenere una buona quota della propria clientela abituale fornendo nuovi servizi. Idee e iniziative che saranno sostenute dalla Camera di Commercio di Sassari, che ha destinato alle progettualità finalizzate a supportare e riorganizzare il commercio di prossimità 200.000 euro, fondi dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, finalizzate all'animazione e promozione del commercio dei prodotti locali, che saranno destinati ai centri commerciali naturali e alle associazioni imprenditoriali e che abbiano come riferimento il commercio di prossimità, comprese le imprese artigiane con sede nel centro urbano, in un'ottica generale di rivitalizzazione dei centri cittadini. Di seguito, le parole del presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti. L'epidemia ad oggi ancora in corso ha colpito duramente l'economia isolana. E ovviamente l'economia del nord Sardegna purtroppo non fa eccezione. Tra le attività più colpite dalla pandemia figurano senz'altro le attività di commercio di prossimità. Quei negozi, quelle attività che rionalmente si organizzano per fare le loro vendite, per offrire i propri prodotti, i propri servizi. La Camera di Commercio ha intercettato dei fondi dall'assessorato al turismo della Regione Sardegna e li vuol mettere a disposizione a bando di quelle imprese che in forma aggregata o attraverso le associazioni di categoria o attraverso i centri commerciali naturali, per esempio, vogliono proporre progettualità che siano indirizzate a favorire il commercio di prossimità, magari drenandolo attraverso delle piattaforme online, sull'esempio di quelle più grandi e più organizzate alle quali tutti noi ci rivolgiamo quando abbiamo una necessità, che sia dettata ad esempio da un minor grado di movimento che le persone in questo momento che vogliano rispettare le dure prescrizioni previste dallo Stato per evitare un eccessivo contagio Covid-19 vogliano rispettare. Una iniziativa che partirà presto, ci auguriamo di essere in grado di farlo prima di Natale, proprio per venire incontro alle esigenze delle imprese che commerciano in prossimità. Continuano le problematiche in via Pozzomaggiore 12. Abbiamo sentito Giuseppe Allocca, residente nella palazzina. Buongiorno, sono sempre io, il signor Allocca. Mi rivolgo a voi sempre alla questione dell'ascensore. Siamo stanchi, non so più a chi rivolgermi. Mi sono rivolto agli assessori, mi sono rivolto a tutti quanti. Dove ci dobbiamo rivolgere adesso? Siamo tante persone, siamo che hanno bisogno per l'ascensore, e quindi come dobbiamo fare?
Dacci una risposta. Allora, l'assessore Chessa non si è fatto più sentire per l'ascensore. Si stava appena occupando lui e non si è fatto più sentire. A chi ci dobbiamo rivolgere? Grazie. Ci sono anche qua i signori che sono scesi perché loro hanno problemi. Quindi noi siamo abbandonati. Abbandonati da tutti quanti siamo. Come ci dobbiamo comportare? Loro ce l'hanno bella, bella la casa, grazie a Dio. Noi cosa ce l'abbiamo? Salire le bombole, salire tutta quella spesa senza ascensore. Non gli chiediamo altro di metterci l'ascensore. Abbiamo fatto ho fatto una richiesta per un lampione di dietro e non ci hanno dato risposta da 2 anni. L'ho fatta in Viale Mamei, l'ho fatta la richiesta e non mi hanno più risposto. Gli chiedo per piacere di metterci un lampione dietro l'altra uscita di Via Pozzo Maggiore, perché è buio e qualcheduno che c'è a lavorare. Non c'è luce e non c'è niente. Come ci dobbiamo comportare per questo lampione? Se mi volete ascoltare, mi ascoltate, se no non posso dire altro. Allora, ci hanno fatto questo tubo lo stesso. Hanno fatto questo tubo e adesso si è staccato. Quando piove ci attacca, c'entra l'umido in casa. Come dobbiamo fare? Ditecelo voi. Voi avete fatto i lavori e noi come possiamo fare? Allora, stiamo facendo un appello per Telegi per avere almeno qualche risposta. Non sappiamo più a chi rivolgervi e grazie a Telegi che si sta aiutando ogni volta che li chiamiamo ci aiutano. Altro non posso dire. Prima vittoria stagionale per il Sassari Calcio Lattedolce, che batte per 1-2 la Vis Artena e aggancia così a 6 punti il Carbonia, il Gladiator e proprio la Vis Artena. Dopo i pareggi con Arzachena, Muravera e Formia e la sconfitta contro il Monterosi, i ragazzi di Mister Udassi trovano il primo successo stagionale. Il Lattedolce non giocava una partita ufficiale dal 17 ottobre, quando a Sennori pareggiò per 2-2 contro l'Insieme Formia, grazie ai gol di Scotto e Antonelli. Nel match di ieri, dopo un primo tempo con poche occasioni da gol da ambo le parti, i sassaresi avrebbero l'opportunità di portarsi in vantaggio proprio in chiusura del primo tempo. Ma Scotto si fa parare il calcio di rigore e si va quindi al riposo sullo 0-0. Al 53esimo Lattedolce si porta avanti su una bella azione conclusa di testa da Coné su cross di Bianchi. A 7 minuti dalla fine, dopo diverse occasioni, tra cui un gol annullato, la Vis Artena, con una rete da Cineteca di Sabatini, trova la parità che sa di beffa per il Sassari Calcio Lattedolce. I sassaresi però non mollano la presa e Coné all'89esimo sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa e con un tiro da fuori area realizza il gol da definitivo 2-1. La Vis Artena avrebbe anche una grande opportunità con un calcio di punizione dal limite all'ultimo minuto, ma il tiro di Falasca si stampa sulla barriera e Lattedolce può finalmente festeggiare la prima vittoria stagionale dopo 5 partite. Ooh.
Diluana, il Diluana, a un 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 Diluana. L'Istituto Tecnico Industriale Angiù di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra 3 indirizzi: elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo. Datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitianjoy.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoy Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoyss@gmail.com.
TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione alle 23. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.